Oggi, 22 marzo 1978, i Police firmano il loro primo contratto discografico. Sono in tre e si chiamano Gordon Sumner, Stuart Copeland e Andy Summers. Il primo, soprannominato Sting, è un ex insegnante di lettere. Il secondo ha bazzicato la scena punk londinese. Il terzo è l'unico ad avere una discreta esperienza musicale. In tasca non hanno una sterlina, eppure rinunciano al cospicuo anticipo offerto loro dall'etichetta discografica A&M pur di ottenere una fetta più consistente di royalties, di diritti d'autore. È una scelta coraggiosa ma lungimirante. Quando i loro dischi entreranno nelle classifiche di mezzo mondo, i tre diventeranno milionari. Per ora sono soltanto tre aspiranti musicisti squattrinati che in sala d'incisione sono costretti a utilizzare del nastro usato e a fare turni notturni. Per racimolare qualche sterlina in più, hanno persino accettato di recitare la parte di una rock band nello spot pubblicitario dei chewing gum della Wrigley. Per esigenze di copione si sono persino ossigenati i capelli, inaugurando così il look che li accompagnerà per il resto della carriera. I tre sono però maledettamente ambiziosi. Spronati dal manager Miles Copeland, fratello del batterista Stuart, sono entrati in studio ancor prima di firmare il contratto con la A&M e sono differenti dai gruppi punk rock del periodo. E Sting è un autore più sofisticato della media. Lo si capisce subito da una delle prime incisioni, il ritratto di una prostituta, ideato bighellonando in una zona lucirosa di Parigi con un ritmo tra rock, reggae e tango. Ma questo è un classico, esclama Miles Copeland la prima volta che ascolta il pezzo. La canzone si chiama Roxanne e diventa il primo grande successo dei Police.